Wed, Armando, redazione interpella ex tuoni fuori dagli studi. Una ex dama del trono ovvero Gemma Galgani si esprimono sulle polemiche nate negli ultimi giorni su Armando incarnato a Uomini e Donne. Ma mentre questi due volti parlano interpellate dalla redazione, ecco che un'altra ex dama torna a farsi sentire sui social. Si tratta di Pamela Barretta, che dopo la puntata andata in onda ieri non trattiene il suo disappunto. Anche contro Gianni Sperti. Intanto, a parlare in favore di Armando ci pensano Ida Platano e Gemma, su richiesta dello stesso programma. Infatti, le due amiche del trono over non svelano il loro pensiero sui social. Ma attraverso le pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. In attesa di scoprire il seguito degli scontri nati ieri in puntata. Ecco Ida e Gemma svelano cosa pensano davvero di Armando, uno dei volti più discussi di sempre del dating show di Maria De Filippi. Le due amiche conoscono molto bene Incarnato, sebbene Gemma ammetta di non averlo mai frequentato fuori dagli studi di Canale 5. Invece, Ida conosce bene Armando anche lontano dalle luci dei riflettori e conferma che fuori è esattamente come si vede nel programma. Anche se aggiunge che tra amici spiccano di più il suo lato ironico e la sua sensibilità. Gemma crede che il cavaliere napoletano sia un uomo un po' d'altri tempi, con una personalità decisamente forte. A detta sua, darebbe sicurezza e protezione alle donne. La cosa che più la convince di Armando è che non si preoccupa di piacere o non piacere agli altri.